documento dal titolo Trasformare il nostro mondo, l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. I cambi di stato di tutto il mondo si sono impegnati a realizzare 17 obiettivi entro il 2030. Pia. Io mi chiamo Carolina e mi sono occupata del quinto obiettivo dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. L'uomo dovrebbe rispettare di più la donna e la donna non dovrebbe sentirsi inferiore all'uomo. Oggi nei paesi più sviluppati la parità di genere c'è, ma l'obiettivo dell'agenda 2030 ci fa capire che non in tutto il mondo si è raggiunta questa parità. Via. Io sono Gaia e mi sono occupata del nono punto dell'agenda ONU 2030 che si occupa di imprese, innovazioni e infrastrutture. Una rete moderna di trasporti e di telecomunicazioni è di vitale importanza per la crescita e lo sviluppo delle città come la rete web per le piante. Quindi le nostre città vanno riprogettate tenendo conto di queste esigenze. Yeah. Io mi chiamo Angelica, mi sono occupata del 14° punto dell'agenda ONU 2030 che si occupa di vita sott'acqua. Secondo me buttare la plastica e i vari rifiuti crea gravità nel mare. Piano piano tutta la plastica si accumulerà e i pesci, scambiandola per cibo, moriranno. È ora di iniziare a produrre meno cose in plastica e più cose biodegradabili. Via. Ciao, sono Noemi e mi occupo del 12° punto dell'agenda ONU 2030 che si occupa del consumo e produzioni responsabili. Per me riciclare è importante perché riciclando si potranno sprecare meno cose e il pianeta diventerà più pulito ed ecosostenibile. Via. Io sono Giulia e mi occupo del 6° punto dell'agenda ONU che si occupa di acqua pulita e servizi igienico-sanitari. Nel mondo uno dei problemi più grandi è la scarsità dell'acqua. Quando facciamo la doccia, quando ci leviamo le mani, quando si lavano i piatti, dobbiamo essere più responsabili e non sprecare acqua. Via. Ciao, io sono Samuele e mi sono occupato dell'11° punto dell'agenda ONU 2030 che si occupa delle città e comunità sostenibili. Per me tutti quanti dovrebbero rispettare queste regole per essere buoni cittadini terrestri e soprattutto rispettare le leggi imposte dallo Stato. Non rovinare i beni pubblici e i patrimoni culturali. Via. Io mi chiamo Benedetta. L'uomo sa come rovinare e distruggere le cose, ma rovinandole distrugge il nostro patrimonio culturale e si imbruttisce l'ambiente che ci circonda. Quindi bisogna rispettare i beni pubblici e tutte quelle cose belle che onorano nel nostro paese. Cominciamo a non rovinarlo e costruiamo un mondo migliore, più bello e più colto. Via. Io mi chiamo Alice e mi sono occupata del 7° punto dell'agenda ONU 2030 che si occupa dell'energia pulita e accessibile. Dovremmo tutti avere dei pannelli solari sui tetti delle nostre case e usare più macchine elettriche in modo da inquinare il meno possibile. Non bisogna sprecare e puntare ad ottenere elettrodomestici che richiedano meno elettricità a case che necessitino di minore energia possibile. Bisognerebbe utilizzare fonti di energie rinnovabili come il sole, il vento e le magheie. Via. Siamo dei demoni.